Nelle aree agricole caratterizzate da inverni a clima mite, come quelli del centro-sud Italia, capita spesso che il fabbisogno in freddo invernale delle colture durante il riposo vegetativo non venga adeguatamente soddisfatto. Questo provoca un germogliamento scarso ed irregolare, con un elevato numero di gemme cieche che solitamente si localizzano nella porzione basale del tralcio e nella parte mediana, un'elevata dominanza apicale e una scarsa differenziazione fiorale, con conseguente disformità di fioritura. Una fioritura scalare si ripercuote negativamente sulle caratteristiche organolettiche del prodotto e prolunga i tempi di raccolta, poiché la maturazione risulta anch'essa scalare. Blue Prince è un interruttore di dormienza in formulazione gel concentrata specifico per favorire il risveglio vegetativo delle colture dopo il riposo invernale. Grazie all'apporto di aminoacidi, polisaccaridi, azoto e calcio, Blue Prince mima gli effetti del freddo, fornendo alla pianta l'energia necessaria per favorire la riattivazione metabolica dopo il riposo invernale. Blue Prince riduce il numero di gemme cieche, uniformando il germogliamento, e migliora l'architettura della pianta, favorendo anche la produzione di germogli per il rinnovo del capofrutto. Predispone la pianta ad una produzione regolare ed abbondante, a beneficio della redditività e delle operatività di raccolta. Blue Prince non genera tossicità sulla pianta. È una formulazione sicura e affidabile che non comporta rischi per la salute dell'operatore. Blue Prince si applica nelle ultime fasi di riposo vegetativo delle piante, ossia 30-40 giorni prima del presunto germogliamento. Infatti oggi siamo qui in Agro di Rutigliano per mostrare le varie fasi di preparazione della miscela e distribuzione su vite da tavola. A Blue Prince va sempre associato il suo attivatore BlueAct, che è un coadiuvante indispensabile per la riuscita del trattamento. Su vite il trattamento può essere eseguito con atomizzatore, distribuendo 500 litri di soluzione per ettaro, costituita da 40 litri di Blue Prince, 100 litri di BlueAct e 360 litri di acqua acidificata. La preparazione della miscela direttamente in botte si esegue in questo modo. Innanzitutto si versa circa metà del volume di acqua, ossia 200 litri, che vengono acidificati con Multicare pH. Successivamente si inserisce l'attivatore BlueAct, 100 litri. Poi si inserisce Blue Prince a 40 litri e infine si porta a volume con altri 160 litri di acqua, cosicché il volume finale della miscela è di 500 litri. Su vite il trattamento con Blue Prince può essere eseguito anche localizzato con pompa a spalla, preparando una miscela al 10-12% di Blue Prince e 20-25% di BlueAct. In quest'ultimo caso, per la preparazione di 100 litri di soluzione, si miscelano 10-12 litri di Blue Prince, 20-25 litri di BlueAct e 60-70 litri di acqua. Il trattamento agisce per assorbimento legnoso, per cui bisogna assicurare una buona bagnatura. Inoltre, si consiglia di trattare con temperatura ambientale superiore a 5 gradi centigradi e in assenza di piogge nelle 24-36 ore successive al trattamento. Oggi siamo tornati in campo a Rutigliano per vedere i risultati del trattamento con Blue Prince uva da tavola. Siamo con Vito Romagno, titolare dell'azienda che ci ospita. Vito, ci vuoi dire cosa ne pensi tu del Blue Prince? Sì, buongiorno. Sono diversi anni che uso Blue Prince con risultati soddisfacenti. Su qualsiasi capofrutto noto un germogliamento uniforme e in più col passare degli anni una grossa fertilità con grappoli abbastanza strutturati. In più, usando il Blue Prince, ho notato anche un'ottima quantità del prodotto con precocità e qualità. Siamo a Conversano con Donato Fanelli, che ci illustrerà dei benefici ottenuti con l'applicazione del Blue Prince nei suoi vigneti. I benefici che abbiamo notato qua in azienda sono essenzialmente due importantissimi. Il primo, la uniformità nella fase vegetativa primaverile e quindi una riduzione fortissima delle gemme cieche. E la seconda, una uniformità dei grappoli, che ci consente nel gestire le lavorazioni successive una maggiore efficienza ed efficacia.